Lo sport è diventato un punto fondamentale della mia vita, infatti con questo sport sono riuscito a realizzare uno dei miei più grandi sogni, ossia quello di partecipare alle Paralimpiadi. Questa disciplina l'ho scelta all'età di 10 anni, quando frequentavo la quinta elementare, giocavamo con i miei compagni di classe, nonché i miei grandissimi amici tuttora, su un tavolo vicino alla nostra classe e da lì poi mi sono iscritto alla società di Trieste in cui ho cominciato a lavorare. Ci sono state moltissime persone che sono state molto vicino a me, in primis la mia famiglia che ha sempre creduto in me e mi ha sempre supportato e poi tutti i coach, non voglio fare nomi per non dimenticarne nessuno. Nel tennis tavolo sicuramente amo l'integrazione in cui tanti atleti, tante persone con disabilità molto diverse al suo interno possono giocare tra di loro e possono sentirsi atleti di alto livello e ciò che diciamo, odio del nostro sport è sicuramente la sconfitta. L'atleta a cui mi ispiro è sicuramente LeBron James, un mio grandissimo idolo nel mondo del basket, a cui sono davvero molto affezionato per la sua grande professionalità e il suo grandissimo livello umano. In questo momento non saprei definire ciò che potrei fare al di fuori del mondo dello sport, mi concentro solamente a questi giochi paralimpici e cercare di fare il miglior risultato possibile. In questo momento è sicuramente molto difficile determinare ciò che farò alla fine della mia carriera, siccome ho 18 anni, però credo che non avrò in questo momento, non ho altri pensieri al di fuori del tennis tavolo. Ho vissuto bellissimi momenti fino ad ora, ma credo che la vittoria nel torneo preolimpico contro i giapponesi in finale Alaska in Slovenia è stato probabilmente il punto finale più bello, più emozionante della mia carriera sportiva fin qui. Non sono un ragazzo scaramantico, quindi non ho grandi riti o grandi gesti, mi piace solamente ascoltare della musica anni 80 prima delle partite, giusto per rilassarmi e per prendere ancora più consapevolezza. La notte prima della gara è sicuramente una notte un po' di tensione, si cerca di distruggerla, questo grande nemico, ascoltando magari un po' di musica rilassante, magari parlando con qualche amico di tutt'altro al di fuori dello sport. Quest'anno di pandemia è stato un anno molto difficile per tutti quanti, in particolare per un soggetto come me, un soggetto fragile, cui sono entrato in contatto con il Covid, sono riuscito indenne e con qualche problema fisico, ma sono riuscito a continuare in questo processo di preparazione verso i giochi paralimpici. Una vittoria ai giochi sarebbe sicuramente un importantissimo punto della mia carriera, che speriamo possa arrivare, ma sarà comunque un obiettivo difficile e lo dedico alla mia famiglia e a tutti i tecnici, a tutte le persone che sono sempre state vicino fino a me, che mi hanno spronato e che mi hanno mandato tantissimi spunti per migliorare. A questo livello a cui sono arrivato, tutti i giocatori sono molto forti e molto preparati, quindi non temo nessuno, anzi sono, penso loro in questo momento a temere me, perché sono molto giovane e ho tutto il futuro davanti, quindi devo dire che non temo nessuno. In questi 6 anni che sono entrato a far parte della nazionale paralimpica, ho conosciuto moltissime persone, moltissimi atleti a cui mi sono affezionato, quindi non c'è uno in particolare, ma se devo scegliere uno sceglierei l'inglese Martin Perry. Per stupirlo cucinerei un piatto tipico italiano. Sicuramente dopo i giochi continuerò ad allenarmi sodo per il Mondiale 2022, è una meta in cui potrei magari soggiornare per una settimana, sarebbe in Spagna, magari qualche isola sulle Baleari oppure nella parte del nord a San Sebastiano. In un ipotetico talent mi esibirei nella performance del canto, anche se non è una mia grande specialità, ma magari possiamo migliorare in questo periodo. Non sono un grande amante dei film e delle serie TV, ma in questo ultimo periodo mi sono un po' avvicinato a questo mondo che per me era totalmente inesplorato e mi sono avvicinato a una serie e mi è rimasta impressa. Arsenio Lupin, diretto e protagonista Omar Sy.
Sono un grande amante della musica degli anni 80, nonostante la mia giovane età, quindi un brano da inserire nella playlist sarebbe The Saltano Swings dei Dire Straits. Per noi atleti la parola resilienza è qualcosa di molto importante, ossia cercare di non buttarsi giù di morale, dopo qualche sconfitta o qualche dispiacere.